Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come andrò a realizzare una torta salata. Per la torta salata andrò ad utilizzare la pasta brisée. Non andrò ad utilizzare la pasta sfoglia, quella che si trova magari già pronta nei supermercati. Si può fare per praticità e a chi piace, però l'utilizzo quello eccelso per la torta salata è appunto la pasta brisée, che adesso vi farò vedere come si realizza prima di andare a preparare la torta. Ingredienti. Per la pasta brisée andrò ad utilizzare 400 g di farina, 200 g di burro freddo di frigorifero, 140 ml di acqua fredda di frigorifero e un po' di sale. Per il ripieno della torta salata utilizzerò 250 g di formaggio Philadelphia, 3-4 zucchine, basilico fresco, un cipollotto di medie dimensioni, 4-5 cucchiai di parmigiano reggiano, 3 uova, olio extravergine di oliva, possibilmente toscano di mia produzione, e sale quanto basta. Per prima cosa vado a mettere la farina all'interno del mixer con il burro freddo, il sale e l'acqua fredda e vado ad amalgamare un po' gli ingredienti con il mixer. Adesso metto sul piano di lavoro e vado a lavorare con le mani. Cercherò di lavorarla il meno possibile, perché meno si lavora, meno si riscalda il burro e meglio verrà. La pasta brisée è pronta, la avvolgiamo nella pellicola trasparente o nella carta stagnolo e la mettiamo in frigorifero a riposare perlomeno per mezz'ora. Prendo una padella, vado a mettere circa 2 cucchiai di olio, dopodiché spezzo la cipolla in modo grossolano e faccio soffriggere. Appena la cipolla è rosolata, ad aggiungere le zucchine tagliate a rondelle e vado a salare. Vado ad aggiungere anche abbondante basilico fresco. Faccio cuocere per circa 10 minuti perché le devo portare a metà cottura. Adesso vado a preparare il composto che andrò ad aggiungere alle zucchine. Andrò a mettere 3 uova nella ciotola del sale, del parmigiano e il Philadelphia. Se non gradite il Philadelphia, lo potete sostituire con della ricotta e mescolo tutto insieme. Le zucchine sono cotte, le vado a mettere all'interno del composto. Do una girata veloce, vado a prendere la pasta brisée dal frigorifero e ne taglio un pochino più di metà. Sono andata a prendere un foglio di carta forno e ci vado a mettere un po' di farina. Prendo la pasta e la vado a spianare con il battarello. Una volta spianata con il mattarello, cerco di dargli una forma circolare il più possibile, magari aiutandomi con una rotellina dentata oppure anche con un coltello, va bene lo stesso, perché la vado ad inserire direttamente nella tortiera con la carta forno. Sono andata a prendere una tortiera e adesso vado a prendere la base di pasta brisée e la vado ad inserire così com'è all'interno della tortiera. Dopodiché andrò a bucherellare con una forchetta. Vado a versare il composto all'interno della tortiera. Adesso vado a prendere un altro foglio di carta forno e ci vado a mettere l'altro pezzo di pasta brisée e lo vado a spianare con il mattarello. Faccio un altro disco
da mettere sopra alla torta salata. Una volta fatto il disco, prendo la torta e, per non rischiare che si rompa, con la carta forno lo vado ad adagiare così. Dopo averlo adagiato, cerco di far combaciare i bordi in modo che non fuoriesca il ripieno durante la cottura. Sono andata a sbattere un uovo e adesso andrò a spennellare la superficie della torta con l'uovo sbattuto. Ecco la torta salata appena sfornata. Appena si è freddata un po', vi faccio vedere come si presenta anche all'interno. Ecco la torta salata all'interno, vado a tagliare e a impiattare. Spero che anche questa variante di questa torta salata vi sia piaciuta. Ciao a tutti, alla prossima, e mi raccomando, cliccate mi piace sulla pagina Facebook Le ricette di Terrore e Splendore. Ciao!